ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Si è svolta presso la sede di Ancona di Confcommercio Marche Centrali l'appuntamento per discutere con gli operatori del settore demaniale, quindi con tutti i balneari, della questione Bolkestein. Balneari, a che punto siamo? Alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del direttore generale di Confcommercio, il professor Polacco, e del presidente nazionale della SIBFIPE, Capacchione, si è discusso di quelle che sono le frontiere, comunque il punto di svolta, i temi sui quali si sta discutendo in Europa. Andiamo a sentire le interviste. Ma noi riteniamo che ci possa essere un punto di equilibrio fra una maggiore concorrenza e la tutela dei diritti degli attuali concessionari secondo il diritto europeo. La Corte di Giustizia, nella precedente sentenza Promimpresa, ha dichiarato che la Bolkestein si applica solo quando non è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. La mappatura ha questa funzione, la necessità cioè di individuare nuovi spazi per il sorgere di nuove imprese. Maggiore concorrenza significa aumentare il numero delle aziende esistenti. Noi riteniamo che in Italia ci sia la possibilità per il rilascio di nuove concessioni demaniali. Questo impedirebbe l'applicazione della Bolkestein. Quindi bisogna lavorare non contro l'Europa, ma secondo il diritto europeo. Noi riteniamo che sia possibile tutelare il lavoro, sia possibile tutelare la proprietà aziendale, che significa tutelare coloro che hanno confidato nelle leggi dello Stato, che garantivano il rinnovo delle concessioni demaniali. Come la Regione Marche sta cercando di tutelare tutti i lavoratori? Beh, una regione come la nostra, che ha un interesse particolare sul turismo balneare, sta cercando con la filiera della Conferenza delle Regioni e col governo di lavorare soprattutto in questo momento per la mappatura, che dall'altra parte anche c'è pieno sostegno all'azione di interlocuzione a difesa delle imprese. È una fase complessa, complicata, dove noi oggi dobbiamo però concentrarci su quelle che sono le priorità, cioè la tutela di un bene per tutta la nostra economia e per il nostro asset turistico, e dall'altra parte la tutela per quelle imprese che hanno una specificità che va assolutamente salvaguardata. Nelle Marche siamo in attesa. Diciamo che la regione ci è molto vicina in questo momento, si sta cercando la strada giusta. La strada per noi è quella di una mappatura sull'attuale esistente, sulle attività e sulle spiagge come sono posizionate, dopodiché si potrà procedere con le eventuali procedure che col governo definiremo.